Parliamo adesso con Alessandro Parrisello, allenatore appunto di questa mista Città di Gaeta. Allora, mi sembra solo da chiederti a primo acchito come hai visto la squadra. Giustamente è una squadra che che hai costruito tu insieme al DS, credo che dovresti essere soddisfatto. Mi sembra sicuramente una formazione che può dire la sua al prossimo campionato, no? Sì. Sono stati presi tutti i giocatori che noi volevamo, sono stati riconfermati tutti quanti quelli che la società riteneva più opportuno rispetto a me e a Francesco confermare, quindi nello stesso tempo adesso c'è solo da lavorare, perché solo col lavoro poi si raggiungono determinati risultati. La squadra è stata costruita per fare un campionato importante, senza che ci nascondiamo dietro un dito, e dobbiamo essere consapevoli di questo, perché solo con la consapevolezza, la forza, il lavoro, il gruppo, l'unione e tutto quello che serve per poter poi arrivare al 2 settembre, che è l'inizio del campionato, farci trovare pronti. E questo deve essere lo spirito di questa squadra, l'ho detto già il primo giorno. La squadra non si fanno coi nomi, si fa col lavoro, si fa col gruppo, si fa con tutto quello che serve. Bisogna sudare la maglia ogni domenica e metterci in condizione poi di farmi fare le scelte, di sbagliare il meno possibile. Questo dipende sempre da loro, farsi trovare pronti, e quindi abbiamo una rosa competitiva composta da doppioni in tutti i ruoli, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Mi sembra che sei convinto, quindi quest'anno o la Paola o la spacca, insomma. Abbiamo parlato chiaro con la società già da ottobre dell'anno scorso, in cui si voleva fare un campionato importante, si voleva crescere soprattutto, e per crescere abbiamo bisogno di risultati, abbiamo bisogno di giocatori che abituati a vincere, giocatori che sanno quello che vogliono in mezzo al campo. Loro lo devono dimostrare, perché non ci regalerà niente nessuno, e ci dobbiamo far trovare pronto ogni domenica, perché noi il risultato potrebbe essere scontato, no? Una squadra costruita per vincere, invece non è così. Dobbiamo sudare ogni domenica, dobbiamo lavorare settimana dopo settimana per raggiungere l'obiettivo. Anche perché credo che comunque la gente di giornale e anche altre squadre si stanno rinforzando, e quindi sicuramente sarà un bel campionato, no? Sicuramente sarà un campionato importante come quello dell'anno scorso. Ci sono 4-5 società, almeno sulla carta, poi le altre ancora non le conosco bene, che stanno costruendo una rosa per ben figurare in questo campionato, e noi per questo non ci dobbiamo far trovare impreparati sotto questo punto di vista. Mi ha riferito a DS, anche ricca il gruppo di amichevoli che avete organizzato, quindi sicuramente serve per avvicinarsi al campionato, no? Più giochiamo e meglio è, ogni settimana ne abbiamo due e le dobbiamo sfruttare tutte quante, perché il 2 settembre poi non si scherza più, e quindi ogni settimana in questo modo possiamo far girare tutta la rosa per capire che cosa abbiamo a disposizione, lo stato di forma soprattutto dei ragazzi, chi ha bisogno di lavorare di più, chi ha bisogno di lavorare deve recuperare. Questo lo vediamo sia con gli allenamenti, ma soprattutto poi andarci a confrontare con avversari. La domanda che ti faccio, chiaramente già mi hai risposto, quindi è una squadra che hai scelto tu, e quindi ti aspetti da questa squadra quello che comunque hai in testa, insomma, no? Mi aspetto cose importanti, ci metto la mano sul fuoco, sono tutti ragazzi che conosco bene, sono ragazzi scelti per fare un campionato importante, quindi è giusto che io ci metta la faccia, ci metto tutto quello che serve per poter poi portare questa squadra ai massimi livelli. Ci mancano solo due ruoli, mi sembra di aver capito, il fisioterapista è un'altra persona, in realtà è tutto lo staff è completo, no? Abbiamo tutto al completo, ci manca il ragazzo che ci aiuta adesso sul campo, abbiamo lo staff di fisioterapia, ce l'abbiamo, manca una persona adeguata che ci segue un po' sul campo. La società sta prendendo tempo, perché non dobbiamo sbagliare niente quest'anno. Allora, Francesco Grasso, DS della mista Città di Gaeta, la squadra è partita in preparazione, quindi mi sembra che ci sono tutti i crismi per fare bene. Come hai visto a prima acchito, anche perché sono 2-3 giorni che è iniziata la preparazione, quindi si inizia a valutare un po' la volontà del grosso della squadra, la qualità, insomma. Sì, sono, come hai detto tu, i primi 2 giorni. Abbiamo iniziato ieri, dopo 2 giorni di test fatti la settimana scorsa, che servivano al preparatore atletico per impostare poi quello che sarebbe stato il lavoro in preparazione. E l'entusiasmo regna in questo ambiente, sappiamo che ci sono molte aspettative intorno a questa squadra, i ragazzi ne sono consapevoli, però noi non vogliamo fare né proclami né pronostici, siamo sempre stati abituati nel tempo a non guardare giorno dopo giorno, a non fare previsioni a lungo termine, quindi andiamo calmi, tranquilli, affronteremo questi 25-30 giorni di preparazione con la dovuta serenità, vedremo le prime indicazioni che usciranno fuori dagli amichevoli, però
l'importante è che ogni singolo ragazzo di questa squadra sia tranquillo e riesca a lavorare in maniera serena con preparatore atletico, allenatore e tutto lo staff. Certo, hai parlato di profilo basso, chiaramente, perché comunque in modo tale che la squadra non viene già troppo responsabilizzata nel campionato che si sta avvicinando. Però è chiaro comunque pure che hai fatto un mercato con giocatori che nelle proprie squadre precedenti hanno vinto i campionati, hanno fatto bene, quindi si prospetta con questa squadra un campionato, diciamo, perlomeno migliore rispetto all'anno scorso, no? Sì, profilo basso, ma con la consapevolezza di essere una squadra forte, ben organizzata e penso completa e non in reparto con gli ultimi due o tre colpi che annunceremo tra oggi e domani. Hai detto bene tu, sappiamo i giocatori che sono arrivati qui, sappiamo quello che hanno fatto nelle stagioni passate, sappiamo cosa ci possono dare quegli elementi che sono rimasti e quindi sommando tutte queste componenti è chiaro che come dicevo prima ci si aspetta qualcosa. È ovvio che andremo a confrontarci con tutte piazze e squadre importanti perché continuo a vedere società che si rinforzano, giocatori importanti che continuano ad andare in squadre che dovrebbero fare il nostro stesso girone e quindi è normale che bisogna farsi trovare pronti. Noi pensiamo di averlo fatto, adesso tra poco la parola spetterà al campo. Anche perché si spera pure, tra l'altro parlando di campionato, che il Formia possa essere ripescato, così è un altro avversario in meno che ci potrebbe stare la prossima in promozione, no? Sicuramente, togliere di mezzo, se così si può dire, una società blasonata, una società storica importante come il Formia sarebbe una cosa, un vantaggio per tutte, noi compresi, però è normale che è una società che merita altri palcoscenici e tutti al di là di quello che è il campionato si augurano che possa essere ripescato in eccellenza. Se poi così non dovesse essere e dovesse disputare il campionato di promozione non ci fasceremo di certo la testa, sarà un avversario in più, vorrà dire che il campionato sarà ancora più livellato verso l'alto. Parliamo di amichevoli, se l'avete già programmato nelle prossime settimane, se ci saranno, quali saranno, sono le date e se ci sono appunto le squadre già disponibili. Sì, abbiamo sabato mattina una partita in famiglia qui alle 9:30 a Ricinello, poi giovedì 9 alle ore 19 andremo a far visita al Monte San Biagio, poi abbiamo lunedì sera alle 20:30 al Tomei l'amichevole col Sora che ci ha invitato per la presentazione della squadra, di questo ringrazio la società Ciociara per aver scelto proprio la Mistral come squadra da affrontare nel giorno della presentazione. Poi il 19 domenica mattina andremo ad Ausonia, il 23 con sede ancora da stabilire l'amico con la nuova Idri che salvo ulteriori cambi di programma dovrebbe essere l'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione previsto per il 2 settembre. Chiudiamo con giustamente la domanda che hai menzionato, probabili nuovi arrivi, se li puoi dire, diciamo, perlomeno nel ruolo che arrivano, pure se sono under oppure senior. Sì, abbiamo annunciato il portiere De Bonis che è 99, un under, trascorso nella Beretti del Racing Fondi, col Formia anche in eccellenza, quindi un giovane che però ha già fatto le sue esperienze importanti. Poi c'è Simone Bruni che è un esterno classe 93, che non è conosciutissimo nel panorama locale, ha calcato altre piazze, era fermo da un po', l'abbiamo preso come una scommessa ma sappiamo cosa ci può dare il ragazzo e poi ci sono gli ultimi due innesti che scopriremo nella giornata di domani.